Torna in scena quest'anno a Riccione dal 26 al 28 settembre la 16ª edizione di Matti per il Calcio, rassegna calcistica nazionale dei centri e dipartimenti di salute mentale organizzata dalla WISP. Allo stadio comunale della città romagnola sono attese oltre 10 squadre con giocatori e giocatrici che arriveranno dalle ASL di tutta Italia, composte da persone con disagio mentale, medici, infermieri, operatori sportivi e familiari. Due saranno le compagini a rappresentare la Toscana, entrambe provenienti dalla provincia di Arezzo, Piazza Coralli Arcadia di Terranuova Bracciolini e Piontarezzo APS, squadra afferente direttamente al Dipartimento Salute Mentale dell'ASL Aretina. Le partite inizieranno nel pomeriggio da giovedì 26 settembre e si concluderanno la mattina di sabato 28, quando si terranno le partite finali e le premiazioni. La manifestazione ha un forte radicamento territoriale, osserva in una nota Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, ed è frutto della collaborazione tra ASL, personale medico e operatori sportivi. Quest'anno c'è una dedica speciale da riservare allo psichiatra Franco Basaglia nel centenario della nascita, il primo a capire che le malattie mentali non hanno soltanto bisogno di cure, ma anche del rapporto umano e sociale che si crea con il contesto circostante, a cominciare dalle strutture e dai medici. Arcadia e Pionta non sono nuove a questa manifestazione e, come lo scorso anno, tenteranno di tenere alto il nome della Toscana ed in particolare del Valdarno e di Arezzo. Per tale circostanza il Piontarezzo ha realizzato un inno ufficiale con tanto di video che vi stiamo mostrando in queste immagini. Ragazzi speciali che da oltre 20 anni combattono lo stigma e la malattia attraverso lo sport.